sono davvero felice di essere giunto a Fano e per questo ringrazio l'AIR, l'organizzazione, per avermi offerto questa grande opportunità di tuffarmi nella storia italiana. Fanum Fortune, questo è il nome antico della città che deriva dalla costruzione di un tempio dedicato alla dea Fortuna nel 207 a.C., quando le legioni romane, vittoriose su Asdrubale, il quale stava risalendo la penisola per raggiungere il fratello Annibale, quindi in quel tentativo di scalata verso Roma dei cartaginesi. Fano si trova proprio dove le splendide colline degradano dolcemente verso il mare Adriatico. È una città che affonda le radici appunto lontane del tempo. Prima i Piceni, poi l'arrivo dei Romani, addirittura Giulio Cesare nel 49 a.C., dove di fatto inizia quella tremenda battaglia civile contro l'antagonista Pompeo. E quindi era un luogo importante per i Romani. Dopo l'attraversamento del Rubicone era un passaggio fondamentale adagiato proprio su questa piana enorme del Metauro. Fano è sempre stata terra di conquista. Ricordiamo l'assedio terrificante del 453 ad opera degli Unni di Attila e poi tutto il periodo del Medioevo con l'arrivo importante dei signori di Rimini Malatesta, per poi chiudersi alla fine del Rinascimento con la presenza del Duca di Montefeltro. Tutte queste tracce storiche sono ancora evidenti qui a Fano. Mi emoziona moltissimo quella chiesa rinascimentale che è stata circa un secolo fa distrutta da un incendio molto importante qui a Fano, che ora è diventato un luogo di cultura dove si svolgono tantissimi eventi, concerti e poi come non essere rapiti dalla bellezza di questa traccia dell'antichità di Fano. Questo alle mie spalle è l'Arco di Augusto, che attesta la presenza dell'impero lungo l'Adriatico nel cuore dell'Italia. Eccoci qua, togliamo il casco. Allora, Adriatica Ionica Race continua la sua fase di crescita e diciamo anche questo avvicinamento alla parte ionica del nostro paese. In molti si sono chiesti in tante occasioni, Adriatica Ionica Race, l'Adriatico va bene, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, chiaramente, la costa adriatica, l'anno scorso l'Emilia Romagna, quest'anno edizione 2022 le Marche. Quindi la corsa si concluderà proprio nelle Marche. Oggi vi sveleremo il percorso, le difficoltà dal punto di vista tecnico e storico, insieme a Daniele Marcassa, di questa frazione, la quarta esattamente, 165 km da Fano, dove mi trovo, la Piazza del Pincio, di fronte al bellissimo Arco di Augusto, fino alla Riviera del Conero, a Sirolo, questa zona bellissima, una delle eccellenze turistiche del nostro paese, che andremo a scoprire insieme. Senti Daniele, noi facciamo fatica a lasciare Fano, sì, per la perlustrazione, la ricognizione di questa quarta tappa, ma qui dove siamo? Fano regala delle perle dal punto di vista storico e artistico eccezionali, uniche in Italia. Questa per esempio è l'antica chiesa di San Francesco, come dicevo appena giunto qui a Fano, scoperchiata, nel senso che un rovinoso incendio di circa un secolo fa ne ha cambiato per sempre l'aspetto, rendendo un luogo così ameno, particolare e suggestivo, perché qui si fanno tantissimi eventi. Un'antica cattedrale che
in cui c'è la presenza delle tombe dei Malatesta che hanno governato Fano per tantissimo tempo, prima poi di donare il potentato di questa terra meravigliosa al Duca di Montefeltro. E come forse si capisce osservando questa città, guardando questa chiesa spoglia, Fano è una fotografia stratificata del tempo, quindi dal trionfo imperiale della Romanità sino alla bellezza rinascimentale per poi arrivare ai tempi moderni. Terra sempre voluta, sempre conquistata, dove ogni passo ci regala una piccola tessera della storia non solo delle Marche, ma di tutta Italia. Fantastico davvero, dedicata a San Francesco. A San Francesco. Senti, allora, dal punto di vista culturale ci stai regalando delle perle, dal punto di vista atletico come stiamo andando? Sono messo malissimo. Sei messo malissimo? Guarda, aspetta perché ci sono gli amministratori di Fano, sono preoccupati che non si veda bene la scritta. No, che poi pensano che io non pedali, in realtà ho pedalato qualche chilometro. In realtà lui pedala pochissimo e si nota, però è bravissimo e simpaticissimo. Il campione Silvio Martinello, eccolo qua, yeah! Ho guadagnato il litorale di Fano, dove la classicità si dona al mare Adriatico. È un luogo importante per il turismo, ma storicamente anche per la pesca. In queste tre aree che contraddistinguono questa terra straordinaria, la piana del Metauro, Sassonia e Lido. Alle mie spalle c'è il faro del porto di Fano ed è bello vedere quest'area dall'alto perché ci dà la percezione della pianta antica della città romana e poi ovviamente quest'area frizzante all'inizio della primavera che sale dal mare fino a raggiungere quei meravigliosi colli lussureggianti. E consumo qualcosa di tipico in questo bar vicino al mare. Questa delle Marche è la Moretta ed è, come dire, una bevanda che fa parte della storia di Fano. Quattro ingredienti semplici ma fondamentali: cognac, anice, rum e ovviamente il caffè. Io brindo alla bellissima Fano, brindo al mare Adriatico, brindo ad Aire e brindo con tutti voi. Evviva la Moretta, evviva Fano! Allora, mentre ci gustiamo la Moretta e salutiamo Fano, ci spostiamo nella Riviera del Conero, dove sarà la conclusione della quarta tappa, ovviamente. Non so se ci arriveremo dopo. Ma insomma, tu che devi andare in bici, che io sì. Guido, speriamo bene. Buona partenza da Fano, ci siamo già portati con la nostra ricognizione nelle fasi finali di questa interessantissima prima tappa marchigiana. Dopo aver attraversato Senigallia, dopo aver attraversato Filottrano, Iesi, a Filottrano non poteva non mancare un affettuoso ricordo a Michele Scarponi, ci addentriamo nella parte finale appunto con un doppio passaggio a Camerano e una doppia scalata di questa salita che si chiama Salita del Poggio, non famosissima come il famoso Poggio di Sanremo, però vi assicuro molto più impegnativa. Io sono nella seconda parte di questa salita e come spesso accade nelle Marche, in queste fantastiche e meravigliose colline, di tornanti ce ne sono pochi, per chi le ha pensate e chi le ha strutturate le ha fatte tutte dritte, salendo praticamente fino in cima alla collina. Una salita che potrebbe rappresentare un interessante così motivazione per chi volesse anticipare poi sul traguardo di Sirolo i corridori più veloci. Qui
sono in un tratto, dopo aver superato la prima fase in discesa, uno sciacquone come si dice in gergo, ma poi l'ultima parte la vedrete insieme a me, la scoprirete insieme a me, è particolarmente impegnativa, dove le pendenze arrivano in doppia cifra e si avvicinano al 20%. Dopodiché si sbucherà sulla strada provinciale 1 del Conero e sarà una veloce pedalata verso il traguardo di Sirolo. Qui le pendenze si fanno più impegnative, io alleggerisco il mio rapporto, la mia forma è abbastanza buona perché non ho ancora il fiatone, ma sono certo che arriverà. Come vi dicevo, questa salita del Poggio verrà affrontata per due volte e nella seconda occasione, al Gran Premio della Montagna, dal Gran Premio della Montagna, mancheranno solo 5 km e 800 metri. Ho trovato questa staccionata dove mi sto riposando un po' e riprendo fiato prima di fare gli ultimi chilometri. Salita impegnativa, ribadisco, da percorrere due volte. Nella seconda e ultima occasione mancheranno meno di 6 km al traguardo di Sirolo. Una salita che va su a strappi, ma soprattutto alla fine l'ultimo chilometro presenta delle pendenze che si avvicinano al 20%, quindi potrà rappresentare una seria rampa di lancio per chi avrà le gambe chiaramente per fare la differenza e per chi vorrà tentare di anticipare le ruote veloci sul traguardo di Sirolo. Una tappa che sarà la quarta dopo aver scalato il Monte Grappa nella seconda frazione, dopo aver superato le difficoltà della tappa con arrivo a Brisighella, salite molto impegnative anche lì. Potrebbe essere anche questa una frazione dove la classifica potrebbe subire qualche assestamento. Io riparto, riprendo fiato, riparto e ci vediamo sul traguardo di Sirolo. Benvenuti qui a Loreto, siamo nella Piazza della Madonna. Benvenuti alla Adriatica Ionica Race per questo appuntamento che ci contraddistingue oggi. Ho partecipato anch'io come ciclistica alla prima Gran Fondo della Fausto Coppi. La Fausto Coppi, la cuneo tra le Alpi e Piemontesi. E tra queste Alpi e tra questi sforzi e fatiche c'è la gioia appunto di pedalare insieme ed è stato anche una bellissima occasione anche di incontro e anche di sostegno tutti insieme come gruppo. Benvenuti qui a Loreto e benvenuti anche nel mondo del ciclismo marchigiano. Loreto rappresenta un luogo particolare nelle Marche, il luogo dove le pareti della Santa Casa di Maria da Nazareth sono arrivate su questo colle e subito sono stata meta di pellegrinaggio, meta di devozione, meta di affidamento. Ecco il motivo per cui ogni anno milioni di persone passano da questo luogo per affidare, per dare affidamento della propria vita, per chiedere una grazia, ma soprattutto anche per ringraziare.
Vogliamo affidare allora anche in questa occasione le nostre case, appunto perché c'è la casa di Maria, i nostri affetti. Che Loreto possa essere, così come altri, un luogo per guardare al cielo e ad affidarsi. Eccoci giunti al termine di questi 165 chilometri sul traguardo della riviera del Coneros nel comune di Sirolo, di questa quarta frazione. Una quarta frazione molto spettacolare, d'altronde le terre marchigiane non possono che regalare spettacolo nella loro scenografia veramente molto imponente e molto molto bella. La tappa, dal punto di vista tecnico, una frazione che potrebbe, uso il condizionale, anche strizzare l'occhio a quei velocisti, chiaramente con la condizione per potersi difendere nei tanti saliscendi, soprattutto nell'ultimo Gran Premio della Montagna del Poggio, posto a meno di 6 km dal traguardo. Poi un finale velocissimo, sempre in leggera ma costante discesa, e il traguardo proprio qui, dove mi trovo io in questo momento, con la strada che leggermente va a salire. Una quarta frazione che potrebbe ancora delineare, dopo il traguardo sul Monte Grappa, dopo il traguardo di Brisighella che abbiamo raccontato e vissuto nella giornata di ieri, che potrebbe definire ancora la classifica generale. Finalmente sono arrivato qui, sulla riviera del Conero. Alle mie spalle questo monte meraviglioso, 575 metri che si gettano in questo azzurro turchese del mare Adriatico. È bello perché è un luogo rimasto uguale a se stesso nella storia. Pensate che le comunità hanno abitato questi luoghi sin dal Neolitico. Poi i Piceni, poi i Greci, financo i Romani, i quali hanno costruito una serie di gallerie sotto questo monte riutilizzate per scopi militari. Sono luoghi secretati, centinaia di metri sottoterra utilizzati per il controllo di questo mare, che da migliaia d'anni è un punto di riferimento per tutta la costa adriatica. Pensate che da Trieste sino a qui, dove siamo in questo momento, la lingua sabbiosa si interrompe, c'è questa roccia che crea questo promontorio magnifico e straordinario, per poi passare al Gargano. Quindi è un punto di riferimento per la navigazione marittima, lontana nel tempo, lontana nei secoli. È diventata poi una meta turistica molto particolare, il famoso turismo lento, sostenibile, si è attestato qui decine di anni fa. Forse grazie alla presenza di questa natura incontaminata, l'uomo ha sempre cercato di guadagnare questi luoghi sposandosi e dialogando con la natura. Poca antropizzazione, grande passione per ciò che è considerato uno dei luoghi più belli d'Italia. Una terra misteriosa, anzi, di più, una terra magica. E poi si gode di una comunità allegra, gioiosa, in cui il turismo rasserena i propri pensieri. Chiunque viene qua riesce a recuperare se stesso o parte del suo tempo. Gente accogliente, in cui l'azzurro del cielo si innamora improvvisamente dell'azzurro del mare. E poi l'eccellenza gastronomica. Pensate che il simbolo di Sirolo è un grande branzino, qui chiamato Varolo, che è una delle più grandi tipicità della riviera del Conero. Sono qui in questo momento,
e sono davvero felice di stare con voi guardando questo mare azzurro, pensando alla storia, però con un ponte che si getta verso il futuro del nostro paese, che qui si incornicia nella bellezza. Grazie Conero, grazie Regione Marche e viva l'Italia!